Ciao, mi chiamo Aurora, appartengo alla classe prima B e questi sono i miei compagni. Ciao, mi chiamo Alessandro. La salicornia è uno dei tanti vegetali che popola la salina. Guide turistiche per un giorno, veri e propri apprendisti ciceroni, protagonisti del progetto promosso dal FAI con le scuole per far conoscere le bellezze del territorio. Tante e poco valorizzate, sicuramente sconosciute alle nuove generazioni. Così, piuttosto che studiarle solo sui libri di scuola, c'è chi ha scelto la strada della ricerca sul campo. Qui siamo alla foce Aloisa di Margherita di Savoia, nella riserva naturale della salina. La zona umida che i fenicotteri rosa hanno eletto come loro dimora. A fare da padroni di casa, indossando i panni di apprendisti ciceroni, sono gli alunni delle classi prima A e B della scuola media Giovanni Pascoli. I turisti per l'occasione sono bambini di una scuola elementare di Trani. Con attenzione e in silenzio ascoltano le guide turistiche per un giorno mentre illustrano caratteristiche e storia dei luoghi visitati. A parti invertite, due mesi fa, erano stati gli alunni della scuola media di Trani a guidare i ragazzi di Margherita di Savoia nel quartiere ebraico. Una contaminazione di conoscenze con l'obiettivo di educare le giovani generazioni alla valorizzazione del proprio territorio e di un patrimonio naturale che è a portata di mano. L'obiettivo è quello di far innamorare i ragazzini di questo territorio al loro territorio stesso. Siccome loro non sono consapevoli di un territorio così prezioso, quindi abbiamo pensato che tramite il FAI potesse essere questo il mezzo. È un progetto che ovviamente li avvicina alla natura, ma soprattutto al territorio, perché loro non riescono ad apprezzarlo, perché non lo conoscono. Ovviamente i bambini delle elementari hanno dei ciceroni alla loro portata con un linguaggio molto semplice e molto abbordabile.